Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Spore. Come vedete, dopo tanto tempo, cioè non so, 2 settimane credo che non ci giochiamo, siamo ritornati con questa serie e finalmente passiamo alla nuova fase della nostra piccola bestia. Che cosa bella da dire al mio animaletto preferito. Cioè, è stupendo questa cosa. Comunque ragazzi, come vedete, siamo riusciti finalmente a completare questa parte. Aspetto, sbloccata qualcosa di nuovo. E ora passiamo alla fase tribù. Questa è, vabbè, la nostra storia di cui, cioè, di quello che abbiamo fatto. Come vedete, noi abbiamo scelto, non mi ricordo, sì, dall'inizio. Come vedete, noi abbiamo scelto la fase erbivoro. E per tutto il tempo, comunque, abbiamo seguito questo passo. Siamo riusciti ad arrivare alla fase tribù. Quindi da qui in poi cambieranno molte cose. Quindi preparatevi per cose nuove. Va bene, ora cerchiamo di vedere cosa completare esattamente. Cioè di cambiare un po' il nostro animaletto, iniziarlo ad aggiustare un po' la schiena. Non mi ricordo però come si aggiusta. Ah, le ossa dobbiamo aggiustare esattamente. Vabbè, questa aggiusta la testa. Ok, ora possiamo mettergli la schiena dritta, così sembra più umano, credo. No, per niente. Possiamo eliminargli questa. Questa, possiamo anche eliminarglielo. Anche questo. Questo. Ovviamente questo qua glielo rimaniamo come se fossero orecchie. Allora, bocca e gli occhi sono già a posto. Ora dobbiamo, cerchiamo di mettergli delle gambe nuove. No, vabbè, queste qua non mi piacciono molto. Non lo so, aspetta. Possiamo, no, mettiamo, ok. Adesso dovrebbe essere più normale, credo. Cioè, spero. Anche se a me non piacciono le cose normali, però va bene. Dobbiamo farlo essere un po' umano, questo coso. Cioè, almeno così dovrebbe essere. Vorrei, sai, mettergli tipo queste, che sono più fighe. Però davanti. Ho sbagliato. Vabbè, non fa niente. Abbiamo ormai comprato. Mettiamoci queste davanti. Non so se avete capito come. Poi mettiamogli questi. Mettiamoci questi qua. Dovremmo fare all'incontrario, forse. Credo. Ok, sì, così sembra più normale, come vedete. Bene, dai, adesso passiamo avanti e cerchiamo di completare qualcosa in questo episodio. Sperando che riusciremo a completare qualcosa. Ora vediamo questa bella scena. Molto interessante e divertente anche, posso dirvi. Questo ad esempio è come Albis, guardate, Albis quando si arrabbia. Molto particolare come lui. È felice. È una bella scena. Anche perché mi ricorda un film bello che ho visto, però non mi ricordo come si chiama. Che riguarda proprio questo. Ora si inizia bene. Andiamo ragazzi, possiamo vincere. Allora, congratulazioni, stai per entrare nella fase tribù. Ok, andiamo. Come vedete ragazzi, finalmente siamo con la nuova fase. Sperando che sia anche una bella parte questa qui. Ah, fase tribù, sviluppo delle astrazioni culturali. Seleziona costrizioni sociali. Comunque ragazzi, dovevo dirvi questa cosa perché è molto importante. Credo che questo futuro di questo videogioco sarà molto difficile perché tra 12 giorni è il mio compleanno e prenderò un hard disk molto più grande, perché comunque, visto che registro spesso, mi serve molto più spazio.
visto che io comunque ne ho pochissimo. E non so se questo gioco riesco a salvare i dati salvati e risca... No, riscaricarlo. Ah, sì, giusto. Devo farmi dare di nuovo il DVD, visto che non ce l'ho su Steam questo gioco, dal mio amico, a vedere di reinstallarlo di nuovo. Poi vi farò sapere se riesco a continuare questa serie, se no mi dispiacerebbe abbandonarla così. Allora, vediamo cosa dobbiamo fare. Clicca sull'icona dell'Emory. Ok, va bene. Clicchiamo qui. Poi dobbiamo fare questo, vero? Sì, perfetto. Scusatemi. Ok, ora dobbiamo scegliere un cappello. Secondo me questo sarebbe carino su di te. Ci mettiamo un momento. Ok, perfetto. Ti fa molto figo. Questo non gli serve in faccia. Vediamo un pantalone. Copriamogli anche il culo, però. Ok, perfetto. Così sembra fatto bene. Abbastanza. Se no, dobbiamo sdoppiare anche questo. Pensate, servono. No, ok, così va bene. Vabbè, perfetto, non fa niente. Anche se non sembra proprio perfetto. Adesso gli voglio mettere. Aspetta, anzi, questo dobbiamo mettere giustamente. Scusate, mi sto facendo dei guai, avete ragione. Cioè, non mi state dicendo niente, però. Ok, perfetto, così sta meglio. Dietro, vabbè, non voglio mettergli un cazzo. Questo non mi serve. Questo potrebbe andare bene. Ma voglio farlo proprio da vichingo. Aspetta. Madonna, così è bellissimo. Madonna, è qualcosa di stupendo così. Ok, lo adoro, lo adoro. Questo è il mio animaletto preferito adesso. No, vabbè, lasciamo stare, va bene così. Ora cambiamo anche il colore della pelle. Mettiamoci qualcosa di nuovo. No, non è accesso. Questa. Perfetto, così mi piace tanto. Comunque siamo arrivati a molto avanti. Possiamo anche permetterci di cambiare proprio il nostro esserino. Allora, come vedete ragazzi, siamo finalmente. Questo è il nostro villaggio, dovrebbe essere. Ok, possiamo mettere yes. Allora, ora puoi rientrare alla visuale liberamente di questo. Facciamo questi comandi. Ah sì, lo so, già li conosco. Usa la rotellina. Vabbè sì, ok. Tieni premuto tasto destro e sinistro. No, tieni premuti i pulsanti sinistro e destro del mouse per inclinare la ruota. In che senso? Ah, usa i tasti pulsante destro per smuovere. Ah, sì. Non ho capito un cazzo di cosa devo fare. Bene, clicca sull'icona della capanna. Ok. Spero, fammi. Possiamo andare più di là. Ok, grazie. Ah, ok, dobbiamo fare questo. Clicca sull'immagine di un membro della tribù nel... In che senso? No? Ah, sì. Clicca su... Clicca e traccia un riguardo... Ok, per selezionare tutti i membri. Ora che hai preso le basi, cominciamo a cercare cibo. Giustamente, noi dovremmo... Allora... Iniziamo a prendere cibo. Che comunque è importante per la sopravvivenza, giustamente. Ok, abbiamo messo tutti e tre che devono iniziare a raccogliere cibo. Visto che noi siamo erbivori, abbiamo bisogno solo delle mele, come vedete. Mentre la nostra specie comunque inizia a prendere le mele. No, che cazzo ho fatto, però cribo. Cribio. Oh, che palle però. Andate a prendere ste cazzo di mele. Allora, come avete visto, siamo arrivati alla fase tribù e possiamo veramente iniziare a giocare qualcosa di interessante. Credo che questa sarà la fase, credo, forse credo, più interessante, a differenza della fase creatura. Mi piace un sacco quella fase tribù e anche quelle successive. Quella che non mi è piaciuta molto,
comunque io ci ho giocato, è quella dello spazio, che poi vedrete in futuro. Sarà molto noioso quella parte, infatti avevo pensato questa serie di finirla alla fase dopo di questa, ovvero quella successiva, e fermarci lì. O non so, avevo pensato tipo di fermarci proprio alla fase 3B e poi in futuro fare uscire una seconda serie e continuare proprio questa partita, cioè. Non so se avete capito. Cioè, poi vedremo, non lo so. Vedremo più in là. So che comunque lo spazio è lungo, quindi avevo pensato più che altro mandare avanti anche l'altra parte di questa fase, cioè quella fase 3B e quella successiva, finirle e poi in futuro vedere di fare una seconda serie di questo gioco che parla solo dello spazio, perché sennò verrà troppo lunga questa serie e credo abbastanza noiosa. Comunque dai ragazzi, ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo episodio. Andremo molto avanti in questa serie, non vi preoccupate, perché questa parte non è molto lunga. Non proprio molto lunga, abbastanza facile, credo che durerà massimo 2 episodi. Poi passeremo alla prossima fase, che è anche abbastanza facile. Adesso ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo episodio. Come vedete ci sono altre tribù anche, quindi ci saranno diverse cose da fare. Quindi, beh ragazzi, come vedete nel prossimo episodio ci saranno tante belle cose, mi sa. Ciao a tutti. Alla prossima! E se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi alla pagina Facebook che trovate sotto in descrizione a questo video. Ciao a tutti!